Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo all'inizio di luglio, quindi oggi parliamo dei preferiti del mese di giugno, almeno dei miei preferiti del mese di giugno. Come al solito fatemi sapere con un commento qui sotto quali sono i vostri preferiti, le vostre scoperte del mese passato. Prima di iniziare questo video voglio assolutamente sapere se già siete andati in vacanza, se siete in procinto di chiudere le valigie o se ancora dovete aspettare un po' per raggiungere la meta della vacanza. Fatemelo sapere con un commento qui sotto e soprattutto voglio sapere dove andate, se avete scelto una meta esotica, se andrete in vacanza qui in Italia, se andrete in montagna piuttosto che al mare. Fatemelo sapere con un commentino qui sotto. Ho un sacco di prodotti da farvi vedere, quindi cercherò di chiacchierare il meno possibile e iniziamo subito. Primo preferito del mese di cui voglio parlarvi sono queste bellissime collane che mi avete visto spacchettare nel video con mia mamma. Da quando le ho aperte le indosso tantissimo, mi piacciono davvero un sacco e voglio ricordarvi che c'è anche il codice sconto per voi attivo sul sito. Con il codice Giulia10 avete $10 di sconto, vi lascio tutto quello che vedete nel video, come al solito scritto qui sotto in descrizione. Altro prodotto di cui non riesco a fare più o meno, e in tanti mi avete detto Giulia ci aggiorni sul correttore di Jeffree Star, io mi sono follemente innamorata di questo prodotto da quando l'ho provato nel video test che vi lascio qui, così magari se vi interessano più specifiche su questo prodotto lo andate a vedere. Da quando l'ho provato non me ne sono mai più staccata, trovo che sia un correttore veramente fantastico. Ad alcuni ho visto che non è piaciuto, a me personalmente ha fatto impazzire, credo sia il correttore migliore che io abbia mai provato. Ne utilizzo due, uno è quello arancio che è il colore Peach, che in realtà non è un super arancione per occhiaie scurissime, è più un arancione per occhiaie medie, ecco, diciamo così. L'altro invece è il C3 che utilizzo sulle occhiaie e sui punti centrali del viso per andare a fare l'effetto luminoso. Sono dei correttori fantastici, super sottili, hanno una texture veramente impercettibile, si applicano benissimo, io li applico con la spugnetta, ne basta pochissimo e sono super coprenti, sono super stratificabili, quindi se un giorno ne volete applicare pochissimo potete farlo e se volete un effetto full coverage potete farlo, perché più lo stratificate più dà coprenza, però non va a fare un effetto pastoso. Trovo sia davvero un prodotto eccezionale, mi piacciono tantissimo. Altro prodotto di make up che mi sta piacendo tantissimo è questo prodotto di L'Oreal che si chiama Glow Cherie. È praticamente una sorta di versione più leggera del mio amato Hollywood Flawless Filter di Charlotte Tilbury. L'ho utilizzato anche nel video con mia mamma, me ne avete sentito parlare tantissimo perché mi sono follemente innamorata di quel prodotto. Questo è una versione molto più economica, anche se più leggera, non dà lo stesso effetto, però trovo sia veramente fantastico, soprattutto anche adesso nel periodo estivo. Se non volete mettere fondotinta, anche quando andate in vacanza, volete comunque una base bella luminosa, però non vi va di mettere fondotinta, potete mettere un po' di correttore sulle occhiaie, mettete questo qui su tutto il viso, dà un bellissimo effetto luminoso e naturale, mi piace davvero tantissimo. Quindi se vi piaceva il filtro di Charlotte Tilbury, ma era un po' troppo costoso per voi, perché quel prodotto costa veramente tantissimo, tipo 40-50 euro, qualcosa del genere, provate a prendere questo invece, che è molto molto carino e ecco, lo sto utilizzando un sacco. Potete anche questo, come quello di Charlotte Tilbury, utilizzarlo in tre modi: come base per il vostro fondotinta, potete utilizzarlo sopra al vostro fondotinta, potete mischiarlo insieme al vostro fondotinta, potete applicarlo anche da solo, quindi in realtà sono quattro modi. Passiamo ad un altro prodotto non di make up, ho un po' di cose mischiate da farvi vedere ma ne ho veramente tante, quindi credo che debba velocizzarmi. Maschera di Origins, questa si chiama Drink Up Intensive ed è praticamente una maschera idratante e nutriente all'avocado e l'acqua glaciale della Svizzera, qualcosa, spero di aver tradotto bene, sì mi sembra, non l'avevo mai letto. Comunque è una maschera che va applicata e si può tenere in posa per tutta la notte, io la metto o qua, cioè o la tengo su un po' di ore sul viso oppure la lascio in posa tutta la notte se ricordo di metterla al posto della crema. L'odore non è che mi piaccia tantissimo, mi ricorda qualcosa ma non ricordo che cosa, credo sia un frutto o qualcosa del genere, anche se secondo me non odora di avocado. Forse potrei sbagliarmi, però ecco, l'odore non mi piace tantissimo, l'effetto che dà invece mi piace un sacco. Quando la vado a risciacquare trovo che la pelle sia super morbida e super liscia. Se volevate provarla, provatela perché è veramente una buona maschera. C'è anche la versione quella super fast, 15 minuti e poi la rimuovete. Anche se dovete scegliere tra le due,
Credo che una maschera che possa stare in posa per tante ore, secondo me, sia perfetta. Altro prodotto di L'Oreal che mi è piaciuto è questo blush che si chiama Melon Dollar Baby, il nome è carinissimo, ed è anche questo il blush della linea estiva, uscito insieme al primer filtro che vi ho fatto vedere prima. Lo indosso adesso, mi piace molto il colore, mi piace come tiene sul viso. L'odore anche mi piace molto, ricorda quello dell'anguria, anche se non è proprio, diciamo, il mio odore preferito, però trovo sia super estivo. Vi farò vedere prossimamente un sacco di prodotti L'Oreal perché me ne stanno mandando tanti, quindi riesco a testare tutte le nuove uscite e finalmente ve ne posso parlare, vi posso parlare di più prodotti L'Oreal che sono anche facilmente reperibili rispetto a tanti altri prodotti che testo e di cui vi parlo, che invece possono essere acquistati soltanto su internet. Quindi anche questo blush molto molto carino. Altro prodotto non di make up, ah ecco, passiamo alla mia coda lunghissima. Non è che mi sono cresciuti i capelli in una notte. La marca che me le ha mandate è Irresistible Me, questa è una di quelle parole che non riesco mai a dire, spero di averla pronunciata bene. È praticamente, sono delle extension fatte a coda, quindi voi tramite la clip che è attaccata sull'extension la infilate direttamente nella coda, girate intorno il nastrino, lo legate e avete una coda super mega lunga. A me piacciono tantissimo queste extension, anche le altre le ho messe in un paio di occasioni, le trovo molto molto carine. Anche per questo prodotto ho un codice sconto che trovate qui sotto nell'info box del 20% se non sbaglio. Prossimo prodotto, matita di Catrice, questa qui si chiama Inside Eye ed è praticamente una matita illuminante color pelle, color vaniglia, color burro, quelle matitine lì che messe all'interno dell'occhio vanno subito a togliere l'effetto occhio rosso e danno un bellissimo effetto occhio riposato. Questa matita mi piace molto perché trovo sia abbastanza stratificabile, se ne mettete giusto un velo va a togliere proprio quel filino di rosso di occhio stanco tipico appunto delle notti insonni, oppure se volete un effetto di matita bella carica chiara all'interno dell'occhio riuscite a stratificarla molto bene. È morbida e si applica bene e trovo che resista anche bene, ho detto bene già 50 volte, all'interno del mio occhio. Nel mio occhio non dura praticamente nulla, e a parte l'eyeliner in gel di L'Oreal, che è quello che utilizzo da una vita, lo metto con una matita, intingo la punta nell'eyeliner e lo metto nel condotto lacrimale. Questa, devo dire, dura discretamente, non tutta la giornata, però mi sono trovata molto bene e mi piace un sacco l'effetto che dà questa matita. Poi io preferisco sempre questi colori più soft piuttosto al bianco all'interno dell'occhio, che a me personalmente non piace, se vi piace potete farlo. Non è un colore che io prediligo all'interno dell'occhio. Altro prodotto non di make up, vi farà molto ridere questo prodotto, è questo massaggiatore qui. L'ho preso su Amazon, lo trovate come tipo rullo anticellulite, non è che questo coso lo passate sulle gambe e leva la cellulite, non è magia. Io soffro un po' con la circolazione sulle gambe, un po' di capillari, un po' di ritenzione idrica e queste robe un po' noiose, quindi questo massaggiatore, diciamo, mi è molto utile magari la sera quando guardo la TV, quando ho le gambe particolarmente stanche, quando fa tanto caldo, quindi sento che i miei capillari stanno praticamente esplodendo. Io che cosa faccio? Passo questo rullo dai piedi verso la parte alta e mi massaggio un po' le gambe. È molto più comodo che farlo così con le mani con la crema, perché è così, è più faticoso. E ecco, io magari mi metto lì la sera, guardo la TV, mi passo un po' questo rullo e sento subito un po' di beneficio di gambe più leggere. Un prodotto carino, non vi aspettate che sia il prodotto anticellulite che vi promettono, però ecco, se vi piace massaggiarvi le gambe con la crema, questo potrebbe essere carino per risparmiarvi un po' di fatica. Allora, di questa cipria mi ero scordata di parlarvene nell'altro video dei preferiti, quindi ho deciso di inserirlo in questo. Ed è praticamente la cipria di Charlotte Tilbury, si chiama Magic Powder, l'ho utilizzata anche oggi per fissare il mio trucco. È una cipria molto molto leggera e è anche, diciamo, luminosa, non prendetela come tipo illuminante, però non è una cipria piatta completamente opaca. Se avete una pelle molto secca, se avete una pelle parecchio segnata perché state andando avanti con gli anni, questa cipria è davvero perfetta perché è super super sottile
e allo stesso tempo non va ad asciugare eccessivamente la vostra base, va sia ad asciugare la base e a fissare fondotinta e correttore, però in un modo super naturale. Quindi ecco, se avete difficoltà a trovare una cipria che non sia troppo invadente per voi, questa è davvero fantastica, mi piace tantissimo, l'ho utilizzata anche questa nel tutorial insieme a mia mamma. Altra maschera per il viso, ho provato questa qui di Caudalie, no, anzi si dice Caudalie, mi avete rimproverato anche per questo. Comunque ragazzi, quando io vi dico che mi avete rimproverato, cioè non prendetelo come, ah mi state insultando, io lo dico per scherzare. Ecco, ci tenevo a sottolinearlo perché una ragazza mi ha scritto in privato dopo che ho detto una roba del genere e mi fa: no Giulia, ma io non intendevo insultarti, no, cioè ragazzi, questo è il mio modo di scherzare, so che è un po' strano, però ecco, io lo dico per scherzare. Quindi, questo brand, che spero si pronunci Caudalie, sono sicura di aver detto male anche questa volta il nome, comunque è la Moisturizing Mask. Questa è una maschera che va tenuta 15 minuti sul viso, molto più veloce rispetto a quella di Origins. Anche questa mi è piaciuta un sacco, la texture è un po' diversa, quella di Origins è più liquidina, quasi una crema per il viso, questa invece è più corposa, quindi anche quando dovete andarla a risciacquare non è che fate così e va via, però anche questa trovo mi lasci il viso super morbido e super tipo rimpolpato, come se avessi dato una sferzata di idratazione alla mia pelle, quindi mi piace un sacco anche questa maschera di Caudalie. Vi aggiorno sugli autoabbronzanti, me l'avete chiesto in tantissimi perché ho fatto il video sull'applicazione dell'autoabbronzante che vi lascio qui se non avete visto. Come potrete notare, non ho avuto tempo di riapplicarlo questi giorni, è stata una settimana parecchio impegnativa, però ecco, diciamo che lo utilizzo abbastanza spesso d'estate. Il mio preferito in assoluto è questo di Sam Moritz, confermo che lui per il momento è il mio preferito. È anche molto economico perché si aggira intorno ai 12-15 euro. Il colore che utilizzo io è il dark, mi piace tantissimo. Questa è una mousse, non so se anche se riesco a farvela vedere perché la bottiglia è completamente vuota, infatti devo riacquistarlo. Il nuovo che ho comprato è questo di Vita Liberata, che è praticamente una lozione autoabbronzante che dice di durare fino a 2-3 settimane. Questa cosa mi è durata davvero pochissimo, dopo la seconda doccia non avevo praticamente più niente. Siccome questa costa anche parecchio rispetto a questa, se non sbaglio costa intorno ai 35 euro, ho deciso di acquistarla perché prometteva appunto una abbronzatura per 2-3 settimane, quindi ho detto ah figa, non durerà mai 3 settimane, però già se riesco a farci una decina di giorni senza dover continuamente riapplicare l'autoabbronzante va benissimo, invece assolutamente no. Quindi il mio cervello ha detto: bene, che cosa me ne faccio di questa cosa ora che l'ho acquistata e l'ho pagata anche un sacco e, e non posso, cioè non posso mettere ogni giorno della mia vita l'autoabbronzante, più che altro proprio per tempi di applicazione, non è che posso passare le mie giornate a mettere l'autoabbronzante. Quindi che cosa faccio? Applico il mio autoabbronzante su tutto il corpo tipo questo. Poi che cosa faccio? Nei giorni successivi, per evitare che l'effetto vada via troppo velocemente, quando metto la crema su tutto il corpo mischio un po' di questo autoabbronzante insieme alla mia crema. Praticamente creo una sorta di crema autoabbronzante che mantenga l'abbronzatura nell'arco dei giorni e non faccio andare via subito l'effetto quello dell'abbronzatura, se no un giorno sono super abbronzata, poi il giorno dopo piano piano divento sempre più chiara, poi mi riabbronzo, poi ridivento sempre più chiara. Invece così l'effetto è molto più graduale e riesco ad avere un effetto più uniforme, più abbronzato a lungo tra uno strato di autoabbronzante e l'altro. Voglio farvi vedere anche le diverse texture, se riesco a metterlo qui sul fazzolettino. Eccolo qui, allora questo è quello di Vita Liberata, vedete che è proprio una lozione, quindi mischiarla insieme alla crema risulta molto più facile. La metto su una tavolozza di plastica che ho insieme alla crema con un cotton fioc, mischio insieme e poi lo applico. Questa invece è la mousse di Sam Moritz. L'applicazione su tutto il corpo della mousse è anche molto più semplice e veloce rispetto alla lozione di Vita Liberata, che invece devo dire va lavorata un po' per essere applicata uniformemente su tutto il corpo. E poi devo dirvi anche che sinceramente mi piace molto di più il colore che dà questo di Sam Moritz rispetto a quello di Vita Liberata. Quello di Vita Liberata dà una abbronzatura più dorata, invece questo è più una sorta di abbronzatura
color bronzo. È bruttissimo detto così, però non è così dorata come questo, non lo so, mi piace più questo colore su di me. Altro prodottino L'Oreal, vi ho detto, ho provato un sacco di cose di L'Oreal in questo periodo, sono gli ombretti che ho testato insieme a voi, ho continuato ad utilizzarli, li indosso anche oggi sugli occhi, sono degli ombretti molto molto carini, se stavate pensando di provarli fatelo, magari non li prendete tutti, prendete solo i colori che vi interessano, anche perché devo dire purtroppo ci sono poche colorazioni per il momento, non c'è una grandissima scelta, sono mi sembra soltanto 12 colori, però sono molto carini, gli opachi mi piacciono tantissimo, anche i brillanti sono molto carini, però non lo so, personalmente mi piacciono più gli opachi, credo si applichino in modo più uniforme. Però la cosa che devo dirvi è che a differenza di tanti ombretti che contengono oli, questi si sfumano bene anche con il pennello. Quelli, soprattutto brillanti, che contengono tanti oli presi con il pennello da sfumatura sono parecchio difficili da sfumare. Invece questi, anche se prendete i colori brillanti, li mettete, non lo so, nella piega dell'occhio o comunque li sfumate verso l'alto, si applicano davvero benissimo, quindi ombretti promossi per me. Siamo quasi arrivati alla fine, non vi preoccupate. Altro prodotto che mi sta piacendo in questo periodo è questa tavolozza, questa palette di Make Up Revolution, anzi di Revolution Pro. Diciamo che utilizzo soltanto i due colori più chiari, quello scuro è un po' troppo scuro per me. Questo si chiama Supreme Highlighter nel colore Metal. No, granché da dirvi, sono degli illuminanti, secondo me, abbastanza modulabili e tra virgolette naturali. Se ne prendete proprio un pizzico con il pennello, danno un effetto quasi di zigomo bagnato, cioè non si vedono i glitter all'interno. Se li volete stratificare, si stratificano bene, potete applicarli anche bagnati o anche direttamente con la spugnetta bagnata. Per il prezzo che hanno, trovo siano molto molto carini e durano bene sul mio zigomo. Ultimi due prodotti di cui vi voglio parlare sono due prodotti per le labbra. Uno è il colore 982 di Maybelline ed è un bellissimo rossetto rosato, pazzesco, lo indosso oggi come base. Questi rossetti Color Sensational Matte di Maybelline sono tra i miei rossetti matte preferiti e costano davvero pochissimo, quindi dovete assolutamente prenderli, sono fantastici, secondo me non se ne sente abbastanza parlare in giro. L'altro prodotto, anche questo lo indosso sopra il rossetto sulle mie labbra oggi, è il gloss di Dose of Colors nel colore Can You Not. È praticamente un gloss abbastanza colorato, me lo aspettavo più trasparentino sinceramente quando l'ho acquistato, però mi piace che sia super luminoso sulle labbra. Si può indossare sia sopra i rossetti calcolati, che un po' il colore lo cambia perché ha una base parecchio pigmentata, si può indossare anche da solo e dà un bellissimo effetto nude glossato su tutte le labbra. Trovo che proprio perché sia più corposo e più colorato dura di più rispetto ad altri gloss, anche se ragazzi il mio di più è sempre relativo, è comunque un gloss, non è che resiste 7 ore e resiste, non so, un cheeseburger sulle labbra. È un gloss, resiste leggermente di più rispetto a tanti altri e il colore soprattutto mi piace davvero tantissimo. Quindi ragazzi, questi erano tutti i miei prodotti preferiti che ho scoperto nel mese di giugno. Fatemi sapere, mi raccomando, quali sono i vostri preferiti in un commentino qui sotto. Spero di avervi tenuto compagnia, ricordatevi di mettere un bel pollice all'insù sotto questo video, di iscrivervi al canale, di suonare la campanellina, di condividere questo video, di iscrivervi ai miei social, fate qualcosa insomma. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!